Patrizium si libera del Pisa sorprendentemente per 2-0 sul campo dell'Arena Garibaldi. Brava la squadra di Trezzo sull'Adda a imbrigliare i nerazzurri, a costringerli all'errore e a portare a casa i tre punti. Andiamo subito a vedere le immagini, il nostro minuto e mezzo di sintesi. Punizione per il Pisa, Berardocco, palla deviata in angolo, parte bene il Pisa. Poi pallone di Scampini lanciato verso Perez, esce il portiere, poi Carparelli spara alto. Ancora Carparelli, subito dopo si libera di un paio di avversari, il suo tiro, palla sulla traversa. E l'Atrizium si rivede al 39esimo, cross di Martinelli, Sinato alta. Poi il fallo da rigore, Ton placca un giocatore dell'Atrizium che stava andando a rete. Dal dischetto Dionisi trasforma per l'Atrizium. E poi ancora pochi minuti più tardi potrebbe essere un altro calcio di rigore, azione concitata, Bortolotto si lascia cadere, l'arbitro fa proseguire, poi batti e ribatti, palla fuori. Secondo tempo, cross di Bortolotto, Malgrati, rete al 13esimo, 2-0 per l'Atrizium. Poi Benedetti ai 35 metri al 21esimo, parata, quindi Carparelli guadagna un angolo, qualcuno recrimina il rigore ma non c'è. L'ultima occasione ancora per l'Atrizium è spreca ancora così. Parata di Pugliese, finisce 2-0.